visto la loro 3 giorni e qualcosa sono bastati per metabolizzare un mercoledì concerto da Leoni, ma non per demerito dell'Avellino, anche viste le tante palle bulb create e purtroppo non capitalizzate. Sì, l'ho detto mercoledì sera dopo la partita, che avevamo 3 giorni per riscattarci da questo KO, come ci siamo riusciti le altre volte, abbiamo la stessa consapevolezza che possiamo riuscirci ancora. La squadra ha accusato il colpo, perché non si aspettava assolutamente, dopo una striscia di risultati positivi, di inciampare in questa sconfitta. Però ripeto, al di là delle azioni che abbiamo creato, ci sono stati tanti errori, noi non ci nascondiamo. Io per primo magari ho commesso degli errori di valutazione che spero col passare delle partite diminuiscono sempre. Che non vorrei dire che adesso non ne commetto più, anzi sarei presuntuoso. Più errori ci stanno e più hai la possibilità di rimediare. Dobbiamo diminuire questa frequenza di errori. Diciamo che quando viene recuperata la squadra va un po' in paura. Tant'è vero che io contro il Rosarno ho detto: per fortuna abbiamo segnato il secondo tempo, perché la squadra dopo il gol ha smesso di giocare. Mentre queste sono le parole che io dissi dopo la partita. Questa è una squadra che, come è composta da giocatori importanti, la cosa più difficile dovrebbe essere sbloccare la partita. Mentre in casa succede il fattore contrario. Adesso noi lo subiamo mentalmente, nel senso che come sbagliamo un'occasione, ne sbagliamo due, dentro di noi dice ecco, facciamo fatica. Mentre fuori casa, come arriviamo dall'altro lato, facciamo gol. E tutto diventa molto più facile, la testa è sgombra. Mentre in casa, così, dovrebbero passare 2 o 3 partite vinte bene. Però adesso il campionato sta quasi agli sgoccioli, non abbiamo più possibilità. O ci mettiamo noi in testa che o la sgomberiamo noi la testa, se no dopo diventa dura. E noi abbiamo un'occasione importante domani. Questo è un limite strutturale, nel senso che l'Avellino prima perde, poi vince. Sembra un... No, i fatti dicono così, è brutto dire, perché allora tutti aspettano la sconfitta per ripartire. No. Questa squadra è amareggiata perché comunque si è vista sfuggire un'occasione importante per poter stare nella zona che gli compete. Perciò è arrabbiata e delusa di se stesso, perché in questo momento noi siamo delusi per il risultato e poi per quella percentuale di errori che ci sono stati mercoledì. Uno quando vince ha sempre ragione. Io ho visto una partita che, se devo dire, se l'Interreggio meritasse qualcosa, più il primo tempo che il secondo tempo. Quindi si contraddice da solo la cosa, perché le occasioni migliori le hanno avuto il secondo tempo, il primo tempo. Tant'è vero che più i calcio d'angolo li hanno avuti più il primo tempo che il secondo tempo. Stancare, tanto è vero che i miei in campo non aveva nessuno i crampi, anzi, ripeto, hanno corso più i miei che i suoi a fine partita avevano i crampi, i miei no. Poi quando uno vince ha sempre ragione, ha vinto, noi dobbiamo solo rimboccarci le maniche e tornare alla vittoria, la cosa che più ci interessa. Poi le chiacchiere, si azzera tutto. Io ho sempre detto ai miei giocatori: sia le cose belle le cose brutte bisogna riazzerare e ripartire. Se uno ha la forza di riazzerare e sgombrare la testa nei momenti più importanti,
partiamo con un buon vantaggio. Però qui è tutto difficile, è inutile nasconderci. Ma è una costante di questa squadra, tant'è vero che dall'inizio campionato è sempre così, al di là di qualcuno che pensa che adesso il cerchio si è chiuso, adesso non ci abbiamo più infortuni, adesso tutto quadra, adesso è tornato questo, adesso è tornato questo, perché c'è gente che dice questo, che adesso il quadro è bello tappato al muro, quindi è tutto, invece no, io da quando sono arrivato io ho preso una situazione come era prima, con emergenza continua, tranne qualche piccola volta che ho dovuto scegliere. Però ripeto, noi siamo forti nelle emergenze perché siamo abituati, e poi abbiamo una rosa abbastanza ampia, ho avuto la fortuna di allenare una rosa abbastanza ampia, quindi c'ho sempre giocatori importanti, chiunque scende in campo. Sì. No, Patti sta a posto. Lo stesso Romano. No, siamo pronti, che siamo carichi. Poi questa è una settimana che gli ho detto che prima di Modica che bisogna fare più sacrifici possibili, perché noi non siamo abituati a giocare 3 partite in una settimana. E non lo dico perché abbiamo perso. Lo dicevo anche in precedenza quando c'è stato il rinvio. Fanno fatica le squadre di Serie A, immaginiamo noi che siamo in Serie D, e credo che non ci sia né di testa né di fisico per sopportare uno stress anche in una piazza come Avellino.